Mamma mia, ma che schifo di capelli! Guardate qua, oddio, no! Spero che finisca presto sta quarantena. Sai, alla fine di questa tarantella, secondo me, come siamo carini noi ragazzi uomini, con il codino e voi ragazze con la barbetta, eh? Immagino già tutti quei barbieri e parrucchieri che si ritroveranno a salire e faranno nuovamente chiusura per questa cosa. Io la vedo dura per loro. Un salutissimo agli amici di Mitico Snake. Allora, al di là della intro di questo video che vi ho fatto, torniamo a noi. Allora, se vi ricordate, nel mio video precedente vi ho portato 5 siti internet di cui alcuni erano utili, alcuni di meno, alcuni per niente affatto. E infatti quel video lo trovate qua in alto a destra nelle schede e nella descrizione di questo video, ma se volete lo trovate anche alla fine di questo video. Mentre invece in questo video vi porterò a 5 siti internet strani ma soprattutto inutili in tutto il web. Quindi direi di non perdere altro tempo e di iniziare subito dopo la sigla. Allora ragazzi, partiamo subito con il primo sito in classifica che, beh, però voglio farvi prima un appunto, prima di partire con questa classifica, che tutti i siti internet di questo video, tranne uno, stranamente, li possiamo visitare sia da PC e sia da un nostro dispositivo mobile come uno smartphone o un tablet. Quindi direi di iniziare subito e partiamo dal numero 5. Il numero 5 in classifica si chiama Do Nothing for 2 Minutes. Ci colleghiamo e questo sito lo possiamo visitare sia da un normale computer sia da uno smartphone. E il titolo la dice tutta: non fare nulla per 2 minuti. Praticamente vi collegate e proprio sull'unica e sola pagina di questo sito internet compare un timer di 2 minuti e pensate un po', vi collegate a questo sito e per 2 inutili minuti della vostra vita state lì a guardare il sito mentre scade il timer. Sì, è così. Quindi vi collegate, vi compare il timer di 2 minuti. Se volete perdere tempo, ovvero volete perdere 2 minuti della vostra vita ad osservare quel timer che scorre senza fare un cavolo, beh, collegatevi e fatelo anche. Ok ragazzi, avete perso i 2 minuti totali inutili della vostra vita con quel sito? Bene, andiamo avanti e partiamo al numero 4 di questa classifica. Il numero 4 di questa classifica si chiama papertoilet.com e anche questo sito lo possiamo visitare sia da computer e sia da smartphone. papertoilet.com. Non appena ci colleghiamo, un'unica e sola pagina del sito dove compare un rotolo di carta igienica. Sì, un rotolo di carta igienica, avete sentito e avete visto bene, un rotolo di carta igienica che potete giocarci e lo potete arrotolare o srotolare come volete. Non so, io dico, ma che senso ci sta a creare un sito e arrotolare o srotolare un rotolo di carta igienica? Beh, io non trovo il vero senso a questo sito, ma ecco a voi. Rieccoci qua ragazzi, è finito il rotolo di carta igienica, vi siete divertiti? Ok, perfetto, questa cosa mi fa piacere. Adesso saliamo sul podio di questa classifica, ovvero il numero 3. Al numero 3 ho piazzato uno store online che si chiama Pay for Nothing e alla modica cifra di quasi 3 euro possiamo acquistare il nulla. Sì, che poi questo sito lo possiamo visitare come gli altri due, sia da un PC e sia da uno smartphone. Quindi voi, se volete spendere circa 3 euro per far cosa? Per acquistare nulla, miei carissimi amici. Sì, non acquistate nulla. La cosa bella di questo sito è che al momento del checkout vi consente di inserire i vostri dati reali, o magari anche fittizi, di una mail oppure magari di una vostra carta di credito. Beh, dico io. Che senso ci sta a creare un sito dove si può acquistare il nulla? Che poi, tra l'altro, beh, devo dire che come fossero donazioni, però mettere un sito così, beh, non acquistare nulla, ma vabbè. Ok, andiamo avanti. Al numero 2 di questa classifica troviamo un altro sito internet totalmente inutile, ovvero yellowtime.com, che anch'esso è dotato di un'unica e sola pagina sul sito e compare tipo un dolce gelatinato. Un dolce gelatinato che praticamente, beh, sì,
Se vi viene voglia di giocare con il cibo, fatelo pure, vi collegate a questo sito, che poi tra l'altro questo sito lo possiamo solo visitare da un computer, perché se ci colleghiamo da uno smartphone ci dice che non è supportato. Perché poi la cosa bella, il suono che viene emesso quando ci mettiamo a giocare con questo cibo. Se beh, senza perdere tempo, vi lascio un attimino alla clip e togliamo anche un attimino la musica per farvi ascoltare questo suono. Beh, ragazzi, allora, non so che senso abbia anche questo sito, però, beh, non lo so, potrebbe essere una genialata o meno, ma io non lo so. Beh, sono totalmente inutili nell'intero web questi siti, io non lo so. Allora, andiamo avanti, arriviamo al numero uno di questa classifica, che secondo me questo qua dovrebbe essere testato in un certo giorno. E il sito in questione si chiama easitchristmas.com. Come potete vedere, il sito lo possiamo visitare sia da un computer sia da uno smartphone. E non appena accediamo a questo sito, anch'esso dotato di un'unica pagina, ci compare subito con una risposta secca, spudorata: no. Anche perché il sito ce lo dice: Is it Christmas? È Natale? No. Allora, io ho una domanda su di questo sito, ma se mi collego il giorno di Natale, tu mi dirai che quel giorno è Natale? Beh, io dovrò testare, mi devo collegare il giorno di Natale, almeno se fa una cosa, una funzione la farà. Va bene, ragazzi, io non so che dire con questi siti, sinceramente, te, sto in quarantena, non so che cavolo fare, ho detto, vabbè, io sono strano e devo cercare cose strane nonché inutili. Vabbè, io ve li ho portati, se anche voi li volete visitare questi siti, vi lascio il link qua in basso in descrizione e adesso sono curioso di sapere la vostra qua in basso nei commenti, se anche voi conoscevate già questi siti internet, oppure se avete altri suggerimenti scrivetemelo sempre qua in basso nei commenti, magari qualche sito di cui io non ho parlato sia nel video precedente e sia in questo qua, in modo da portarveli in un altro tipo di video. E se questo video vi fosse piaciuto, vi raccomando, lasciate sempre tutti i vostri pollicioni in su. E sono partite le animazioni, eccolo qua, ma già da prima sono partite, che vi ricordano di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, attivare la campanellina delle notifiche per rimanere aggiornati sui miei prossimi video in uscita, ma soprattutto condividere questi video perché aiutano moltissimo il canale. Quindi ragazzi, beh, mi state dando veramente una mano a crescere, quindi veramente grazie di cuore a tutti voi, a tutti quelli che sono iscritti a questo canale. E lo sapete, io sono presente anche su Instagram, magari di questi siti che io non vi ho portato qui in questo video, me li potete scrivere anche in direct su Instagram, @midicosnake, link in descrizione, ma ve lo ricorda anche l'animazione. E noi ci vediamo sempre qui domenica mattina sul mio canale YouTube. E magari chissà, potrei mettermi a cercare altri siti internet inutili al web. Va bene, ragazzi, come ho detto, ci vediamo domenica prossima. Ciao!